Ovviamente sul referendum purtroppo c'è un silenzio tombale, e quindi tutte le occasioni per parlarne secondo noi sono utili, proprio perché i cittadini vanno informati e invece sia non accorpando il referendum con la tornata delle amministrative e buttando in fumo 300 milioni di euro, fra l'altro 300 milioni di euro che più o meno sono le royalty che prendiamo in un anno, che se ne dica che questi impianti ci danno tanti soldi, e quindi tutte le occasioni per fare informazioni sono buone. Invece qua c'è qualcuno che vuole farlo passare sotto silenzio, addirittura qualcuno che è nel comitato del no e invita abusivamente i cittadini ad astenersi. Mettere a confronto due siti istituzionali, quello della Regione Emilia-Romagna e quello della Regione Toscana, dove in quella della Regione Toscana non è una delle regioni firmataria, quella della Regione Toscana ricorda che domenica c'è il referendum, quella della Regione Emilia-Romagna a me non risulti, ricordi che domenica c'è il referendum. Questo è un segnale triste da parte della nostra regione, come è un segnale triste vedere l'aula vuota da parte dei consiglieri del PD, evidentemente l'interesse o forse il problema a rivelare il proprio pensiero, visto che qua ormai pare che ci sia un pensiero unico, è un po' triste, perché un dibattito sulle proprie posizioni poteva essere interessante, piuttosto che assecondare il pensiero unico del non andate a votare, domenica andate al mare.